Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sabato 24 dicembre 2016, vigilia di Natale, sveglia Veneti anche oggi, 8 e 9 minuti primi fino alle 9 e mezza, una giornata almeno a Treviso fantastica. Questa mattina c'era un'alba meravigliosa, uno spettacolo della natura, ve lo garantisco. Una bellissima giornata, almeno meteorologicamente parlando, spero sia per tutti voi, anche per il proseguio delle prossime ore, perché? Perché è vigilia di Natale. E allora, essendo vigilia di Natale, insieme a me c'è Mirella, tutta di rosso vestita, ve la vedete? Buongiorno, avete visto felice oggi, pensate, Lucio. Che l'ospite di oggi è un Babbo Natale. Eccolo qua, buongiorno Babbo buongiorno Natale. Buongiorno e buon Natale a tutti quanti. Voi vi direte perché abbiamo invitato Babbo Natale? Abbiamo invitato Babbo Natale perché ognuno di noi in quest'ora e mezza dirà insomma qual è il suo desiderio di Natale, il suo regalo di Natale, la cosa insomma che gli piacerebbe avere, ricevere, pensare, anche non solo per sé ma per tutta quanta, diciamo così, la comunità, per l'Italia, per il Veneto, insomma, l'idea è quella di sentire da voi qual è il regalo che secondo voi quest'anno va fatto. Ecco, questa è, diciamo così, l'intento ovviamente scherzoso. L'ultima occasione per scrivere la letterina a Babbo Natale. Esatto, esatto, quella letterina giusta che ci va e che non necessariamente deve essere per sé, ma deve essere ad esempio per il nostro territorio. Allora comincio io. Babbo Natale, cosa puoi regalare agli azionisti di Veneto Banca? Che peton sto Madoc. Insomma, io stamattina ho sentito tutta la storia di MPS. Maria Vergine. Adesso voglio nazionalizzare le banche. Abbiamo un sacco di azioni di MPS. Un sacco, vero senso della parola. Un sacco di azioni di MPS. Diciamo che potrebbe esserci in fondo al sacco qualche regola buona per le banche. E magari un po' di onestà e un po' di capacità per chi le deve gestire. Ecco, visto da Babbo Natale, questo 2016 è proprio bancario, come l'ha visto dall'alto, dalla Lapponia? Guardi, i soldi sono del diavolo e al diavolo stanno tornando, mi pare, no? E quindi tutto è regolare. La ricchezza di un popolo non si conta sui soldi, ma si conta su quanto si vogliono bene, quanto bene stanno, e questo è l'importante. Poi sarebbe bene anche gestire bene le cose pratiche, anche le banche, non sarebbe male, insomma. E mi pare che alcune regole fatte negli ultimi anni non siano proprio adeguate, perché parlando dell'Italia mi sono riletto la Costituzione, l'articolo mi pare 48 dice che l'Italia deve salvaguardare il risparmio. Poi non so se, perché uno dei problemi è se tutti i nostri deputati che vanno in Europa sanno leggere, perché quando hanno votato il bail-in, quando hanno votato queste regole europee, dovevano ricordarsi che non vanno d'accordo con la Costituzione italiana. Quindi va bene che la volevano cambiare, quindi si erano portati avanti, però c'è un conflitto tra le regole europee e quelle italiane. Adesso vediamo come ne vengono fuori. Senti Babbo Natale, bambino bello, tu vedi la Befana, vedrai la Befana fra poco, perché tu porti tanti doni. La settimana prossima, questa settimana siamo impegnati. Allora, la Mireluccia ti chiede, tu sei stato tanto bravo, io vorrei invece che la Befana fosse tanto cattiva. E se puoi dire questo, se può portare tanto carbone ardente, mardente, a tutte le persone cattive che hanno fatto del male ai nostri bambini, che tu hai visto con me. E ce ne sono veramente tanti. Ho qui la lista. Ecco, secondo te, bambino, non sarebbe utile che i grandi capissero che il bambino deve essere non rispettato, ma ascoltato, coccolato, accarezzato? Come mai non accarezzano più i nostri bambini? Andiamo anche qua da un estremo all'altro, andiamo da quelli che sono iperprotettivi e puaretto il meputeo. E i bambini vanno amati e vanno anche educati. E bisogna trovare la giusta misura, però vanno soprattutto rispettati, e qualche volta manchiamo di rispetto nei confronti dei bambini. Tu l'altra volta hai chiesto scusa a nome di tutti a una bambina, e anche Babbo Natale vuol chiedere scusa ai bambini delle sofferenze che non si meritano. Babbo Natale, mi fai un regalo?
Vediamo. Parliamo in dialetto veneto. Sito stato buon? Sono abbastanza stato buon, sì. Non sei tanto buon. Ascolta sempre? No, no. E anche non fa squadra. Insegna che fa squadra, Babbo Natale, siamo letterina. Diga Lucius che fa squadra. Una squadra di calcio. La squadra di calcio non fa squadra. Vede che me lo segno. Lucius. Fare squadra. Fare squadra. E ora parliamo un fiatino in dialetto veneto. Pronto? Buongiorno, chi sa che di ascoltarmi? Buongiorno. Parla Raffaella da Murano. Ciao Raffaella, buon Natale a tutti. Grazie. Buon Natale. E a Babbo Natale, se si ricorda di mandarci un po' di lavoro per l'isola di Murano. Brava. Ok. E che va di vedere la mostra degli scalzi, che abbiamo tutti i nostri presepi di Murano, alla mostra degli scalzi a Venezia, alla stazione. Oh, che bello, va bene. Ecco, allora, invito tutti quanti a andarla a vedere. Andiamo a vedere Babbo Natale. Assolutamente sì, ci sono un sacco di mostre e di presepi. Qui a De Murano, a se nominata per essere bea. Questa è particolare. E Murano è una isola che vogliamo ben tutti quanti, no? E quindi... Bene. Grazie Raffaella. Grazie, buon Natale, Natale. Agli scalzi, però è il regalo, è quello del lavoro. Sì, ragazzi, è quello del lavoro. In genere. Sì, ma in genere non solo a Murano, un po' dappertutto. Ma guarda, il lavoro, credo, sono ottimista. I veneti se non capita in seocata. Mi credo che sul lavoro che affemo. Siamo un po' più indietro sui schemi, ma lavorando. Che... Intanto il lavoro sono sicuro che arriva. Ascolta Babbo Natale, ma non ti pare strano che a Venezia, appunto Murano, e dopo vediamo i prodotti cinesi in piazza San Marco? Cioè, secondo te, Babbo Natale, non sarebbe ora che te scrivessi una lettera a chi di dovere e dire che in piazza San Marco dovrebbe essere solo i veri di Murano e no che quei cinesi che copia Murano, che non va assolutamente bene puoretti per sta gente invece che ha bisogno di lavorare? Beh, sei anche poco corretto con i turisti, perché se uno viene a Venezia è che varia caro portarsi via un prodotto artigianale di Venezia. Il problema è che si sta... L'abbattimento delle frontiere, il nostro sistema del commercio, per cui la roba non capina origine, se sbaglia. Mi credo che per essere corretti proprio anche nei confronti dei turisti bisognerebbe al manco mettere un cartello, non è roba vera, questa è vera, questa non è vera. Perché ha diritto a lavorare anche ai cinesi, ma gli dovrei fare le sue bacchette, le sue robe, insomma. Non, esatto. I vetri di Murano, e si fa a Murano, se si fa a Treviso, gli sarà vetri di Treviso, no? Cioè, uno, se vuole comprare un vetro di Treviso, compra il vetro di Treviso, esatto. Se vuole quello di Murano, compra quello di Murano. E anche i merletti di Buran, stessa roba. I merletti di Buran, che non si mai valorizzai come chi merita, perché certo. Bisogna dirlo. Bravo, bambino. Questa roba, come si dice, della qualità unica e... Non solo i ne ha invidia così tanto chi la fa anche a ori. Ecco. Adesso invece la macchina magari. Adesso guardiamo invece una notizia che è sul notizia. Gazzettino. Notizia. Beh, ognuno la dice come che vuoi. Ecco, infrastrutture, sottolineate l'importanza dell'opera, ora la fase degli espropri, la pedemontana cambierà il Veneto, però intanto oltre 100 operai che a fine, da oggi, senza lavoro perché la SIS... praticamente ha sciolto i contratti, perché qua la pedemontana rischia di rimanere bloccata. Cosa che regaliamo a pedemontana? Cioè, l'importante è che non ha diventato come la Salerno-Reggio Calabria. Cioè, o a Femo o non a Femo, bisogna decidersi. Se a Femo bisogna tirare fuori i schei, e se no bisogna dire tu, siamo scherzati, siamo perdere. Maria Cucchibusi, Maria Vergine. Siamo scherzati. Penso che non sia il caso, penso che sia il caso di darsi una mossa. Purtroppo, adesso non so tutti i conti, come chi si sta i fatti, però che c'è tanti schei che va fuori dal Veneto, chi va dove che dopo non si sa cosa chi fa, qualcosa potrebbe restare anche qua. Cioè. Ma insomma, il problema è appunto di questi cantieri verti e soprattutto dei conti sbagliati, perché i soldi pubblici ce ne hai via tutti, quelli dei privati non se li vai perché hai detto scusate ma forse i conti lo torna. Adesso siamo in mezzo alla strada, a metà strada, anzi a un quarto della strada. Beh, insomma, però diciamo che Babbo Natale non può portare i schei per finire la strada, ma porta un poco di ottimismo e di buona volontà, che credo che anche sia. Mi sono fiducioso,
tra l'altro, come tutte le opere pubbliche che sei, comitati pro e contro, buon Natale a tutti. Ecco, ecco. E dopo, ma te va fino a quello dell'ANAS a dire ciapete in costa? Stasera andremo a vedere cosa che succede, perché se è stato buon, vediamo cosa che ha scritto sulla letterina. Va bene, avevo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Giusy. Ciao Giusy, già tu visto? Buon Natale Giusy. Ascolta Mirella, intanto ti, come secondo mestiere te potresti da fare l'attrice veramente, perché te non sta a fare merida, uffa. Dimmi, dimmi. Non sta a fare merida, che mi fa male la costa. No, ti te... Ascolta Mirella, guarda che te saresti una vera attrice, ricordate. Grazie. Se te vuoi fare l'attrice te può andare a fare. Grazie. Dopo cavaria un desiderio dal dottor Bottaro. Ecco Bottero. Bottero. Ecco, l'ha riconosciuto. Sì, perché Bottaro è quello che fa figure enormi. Se posso vederlo una volta senza barba. Come che dico a Lucio che dei cravatte, dei tiracchi, mi piacerebbe che de vederlo senza barba, rasato, dopo magari se ha sa cresta, però mi piacerebbe vederlo ben in faccia. No, per dirgli parole, no. Perché è veramente una persona di quei giusti, che come quello di ieri mi ha rovinato nada, ragazzi, non si può far venire che a gente ha. Ma aveva ragione che la signora che ha detto che gli era stravaccato, no che dica che non gli era stravaccato. E mi pareva che fosse a una noce, che cavaria magna tanto, a una noce pareva, sentato, non si può, ragazzi, non si può farne venare in queste maniere qua. Mica ho capito che qui è il suo modo di fare il suo carattere, ma non gara essa così davanti alla televisione, questo vuoi dire. E mi dispiace e vi auguro anche io buon Natale. Vi saluto tutti e grazie e auguri di nuovo. Grazie. Buon Natale Giusy. Comunque con una fotografia senza barba, che io ho 3 anni. Babbo Natale, ho visto che intanto al Lido qualche regalo te lo ha portato. All'otto. 32.000 euro al 10 e l'otto, però non è la cifra più grossa che si sta portando. No, perché adesso vado a vedere su quello del Treviso, perché vale la pena. Aspetta che qua c'è tutta la tecnologia che bisogna tornare in testa. A Treviso invece che si sta una vincita da 1,5 milioni di euro, 1,4 milioni di euro. Adesso vediamo. Di farla vedere. Sarà il caffè pagato su qualche osteria, no? Speriamo ben di sì, insomma. Adesso che la trovo, dopo. Ma se è giusto incentivare tanto questo tipo di regali? Lotto, domanda, come si dice, automatica la risposta, no? E già era meglio che mi assassi's che dei banche venete. Adesso il lotto è un bel gioco, ma ora si dovrebbe farlo come una volta che si fa a tombo, che questa messa, che se vinceva un'ombra, non so. Adesso il lotto così è diventata una malattia che è inutile che parli dopo, giusto anche andarsi a vaccinare contro certe malattie, ma che vuole un vaccino anche contro questa roba qua, perché sì. Io una volta si giocava. La mattina, la domenica, no? Io mi giocava a carte in osteria e chi che perdeva pagava spritz, cioè questo è un gioco, esatto. Dopo il resto è veramente malattia. In ogni caso sono contento per qui che ha vinto. Speriamo che sia gente che ha bisogno. Speriamo che sia gente che ha bisogno, ma se c'è gente che ha bisogno che andava a giocare a lotto non siamo neanche tanto d'accordo, perché la vera vincita è non giocare. Ecco, senti babino. Mi dopo vostre case di riposo, non sai che te troveresti 5 minuti per venire qua a Mirella a fare una carezza ai nostri anziani, che mi sa che Babbo Natale ne ha visto pochi puoretti, specialmente quei che avevano veramente poco da vita e stenta anche con queste pensioni misere. Tanto voglio di venire a fare una carezza, o che tu più putei che anziani da carezzare stamattina? Veramente i putei ne tanti, perché dopo te sei gli anziani che hanno diritto ad essere carezzati anche da soffioi qualche perché volta. Perché i putei? Perché poi i putei. Ma comunque teniamo da conto, sono tanto contenta Babbo Natale, proprio tanto contenta. Però regalo se li ha quello di dirgli ai fiori di trovare i vostri amici. Cioè bisogna ricordarsi dei tosetti giovani, come che ho detto prima, ma anche dei vecchi, perché se siamo quasi anche per chi mi ha tirato avanti loro, quindi sarebbe giusto andarli al manco salutare, insomma, no? E vorrei anche bene, perché non so chi ha bisogno di tanto, se io, sì, appunto.
Bene, abbiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Chi sei che sei? Buongiorno. Chi sei che cos'è? È singolo un po' quei parole stamattina. Insomma, stavolta. Fatto tardi, ha fatto tardi. Pronto, prego. Pronto, buongiorno. Ciao. Sono Franceschini Livio, vado a Crocetta. Ciao Franceschini Livio, il nostro Livio. Babbo Ciao Natale. Livio. Ciao Lucio. Livio, Livio buon Natale. I migliori auguri di buon Natale a tutti e tre. E questa mattina siete là proprio a rappresentarci quello che facciamo. E la gente vede e sente. Butero, sei grande. Ecco. Livio, sono anche grosso. Comunque... sito stato buon. A Babbo Natale gli faccio doppi auguri perché è vestito di rosso con la barba, fa proprio spettacolo ai bambini. Vai pure Botero che sei grande, ti vedo sempre per televisione e sei sui negozi e col tuo sacco doni pace e serenità e tanto amore a tutto il popolo che ti vede. Vi saluto e vi auguro di nuovo tante belle cose, tanti belli giorni di felicità a tutti voi perché Rete Veneta la vedono dappertutto, anche qua a Crocetta siamo in tanti che vi seguiamo, vi ringraziamo di tutto quello che fate per bene i nostri cittadini. Vi ringrazio di nuovo e vi saluto. Adesso voglio smaronare Livio perché Livio ringrazia anche altri. Sì, bravo. Signori di Crocetta, guardate, non savi che uomo che vi pa' mai. Tanto buon Natale a tutta Crocetta e a Livio che sapevi che ha fatto carriera e che è nel direttivo dei Veneti schiacciati della crisi. Tu capio. Bravo Livio. E anche a Senaroccia e lavora come un musso, diceva una volta. Anzi, due musi messi insieme, secondo me. Grazie sempre Livio e a tutti i volontari, se è vero Babbo Natale. Sì, sì. Ringraziamo i volontari. I volontari, non solo è quelli il mondo dei volontariati. Non solo quelli dei Veneti schiacciati, tutti i volontari perché hanno capito, una roba che bisogna tendere la mano. Tendere la mano vuol dire che se uno si è cascato al fosso se lo tira su è se un altro de bon, che se lo siamo là non serve a niente. E dopo la società, cioè sul sacco del Babbo Natale, la roba più importante che si fa fatica a distribuirla, la solidarietà, bisogna volersi bene perché metà del gusto della vita è vivere bene, quasi niente, in armonia, senza far baruffa, volendosi bene. Il resto, cosa vuoi che sia? Babbo Natale, come si può fare anche un'altra roba? A lettera dei Variati, sindaco di Vicenza, che si arriva? Non mi ricordo. E cosa che regaliamo Variati a Vicenza? Non so cosa che hai bisogno a Vicenza, ma il sindaco o la gente? Beh, insomma, Variati rappresenta la città. A Vicenza cosa vuoi che regaliamo? Un po' di tranquillità, una banca nuova. I gatti, bisogna mangiare gatti vicini. Ma no, è un modo di dire. Però gli fa un baccagas eccezionale. Ragazzi, perché c'è un posto, non posso dirlo perché... perché sennò te... Ma che una volta sono andato, perché sono andato più volte, una volta che mi ho provato, che mi ho fatto i quattro baccagas, no? Mi credo che c'è delle robe qua in Veneto che smaio neanche a dirle in giro perché se no viene qua e mi mangia fuori tutte, no? che dopo viene i cinesi a fare il baccagas. È una copia. Sì, però non io farà mai. Comunque. No, io faccio quello di plastica e olio. Che te si petta qua. Se non le mangia anche a sopra, te vai fatte a trattare. Allora, mica voglio bene anche i cinesi. Ma no, ci sono un sacco di bambini buoni anche in Cina. Sì. E ognuno però, insomma, il baccagas speriamo che ne copi. E andiamo a mangiarlo a Vicenza, guarda, ieri ho mangiato un po' di baccagà, da quelle parti là. Scusa, ma è ora a Vicenza che regaliamo una banca nuova? Se podemos, sì, adesso vediamo sul sacco se anche se non sto anno sarà l'anno che viene. Benissimo. Pronto, buongiorno, chi è che sei? Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Nadia, buongiorno. Posso dire ciao a tutti e tre? Madonna. Niente, mi volevo farvi tanti auguri. Grazie. E che abbiamo bisogno di tanta e tanta salute. Qui è perché se manca qui, basta. E gli auguri se puoi avere tanti soldi, però se non te la salute... Questo è vero. Nadia, ma ai telespettatori che auguri che fai? Perché noi altri salute, non anche che altri? È difficile. E quei che hai i soldi, chi se...
Ci si abbassa una stanza. Ah, ecco, un po' di umiltà, insomma. Sì, sì. No, è sgrandessoni. Brava. E al sindaco di Treviso cosa che auguremo? Che auguremo tanto bene e speriamo che vai a casa anche io. E a quello di Silea? E a quello di Silea? Ma, guarda, vi dico, a Silea fa anche lavori, perché dico sinceramente, perché anche laddove che abito me, da parte di Silea, è installare luci sulla strada. E ora si arriva al punto fino a che è il confine di Treviso. Dopo non c'è ga... mi abito praticamente a strada, ga due vie. E ora sotto Silea c'è via Villa Pendola. Sotto Treviso c'è strada dei Tappi, sì. C'è larga 2 metri. E ora quello di Silea non fa niente perché illumina Treviso. Quello di Treviso non fa niente perché non ha mai fatto niente, ma nessun sindaco, nessuno. E sì, che bella che strada è, mamma mia. E appunto noi altri siamo ciappati in mezzo tra due fuochi. Che diciamo a Babbo Natale che io dica a Manillo, al sindaco Manillo, Babbo Natale. E adesso ho visto che dopo i festi i commissari hanno ciappato per mano i quartieri. Speriamo che si espone un po' più verso a periferia, no che si ferme al Pradia Fiera. Che venga anche un poco più qua, veda. E se no chi mi abbassa le tasse? Meno che domando niente. Se non mi fai i lavori, al manco chi mi abbassa le tasse? Va. E volevo dirvi, me ne vado ieri, me ne vado detto 5 anni e mezzo. Sì. E ora fa, nonna, sai che devo fregare il Babbo Natale? Ma come te devi fregare il Babbo Natale? Sì, gli ha detto, metto a telecamera il computer dietro, da Drio l'albero di Natale che quando che viene dentro voglio vedere chi che è realmente perché ha un dubbio ma se dubbi che potrei infatti ogni tanto quando che casualmente incontro uno provo a tirarmi a barba ma il problema il problema è questo Babbo Natale è magico e te camere lo vede solo se Babbo Natale vuole. Ecco. Tanti tanti auguri. Ciao Nadia, grazie. Buon Natale. Grazie, grazie. Allora, adesso, via dei Tappi. Devo chiamare Manildo e dire che se è stato buono, se no. Via intanto, dei Tappi, dire. Sindaco, auguri. Mi raccomando, le periferie. Periferie. Però bisogna dire che a piazza, e questo ho visto anche ieri, sulla zona verso Carbonera, io se dà da fare, perché anche la strada che da Lanzago porta su fino a Carbonera, che è un casino su che strada ha. E l'illuminazione, pista ciclabile e tutti i servizi li ha portati. Piazza Zeroc, che altri servizi? Insomma, succede. Comunque, sindaco, buon Natale. Speriamo che se non è stato buon sto anno, diventi più buon quest'anno che viene. Quello che non si fa sto anno, se lo fa quest'anno che viene. Senti, Babbo Natale, ma a quelli che fa Prosecco, visto che migliaia di, si espande su migliaia di ettari, la DOC chiede nuovi spazi, questa è un'altra notizia della tribuna, cosa che regaliamo? Perché qua c'ho i gas? Bottiglie, perché si fa più vini e vuoi più bottiglie per imbottigliarlo. E se fa più vini e fa più bottiglie, meglio per tutti quanti perché arriva più schei. Ma anche sì, però voglio dire, bisogna vedere che dopo a qualità bisogna assaiarlo. Adesso io ri, i che sono stati pure gli ettari, chi ha deciso. Dopo che vuole un comitato di esperti che va a assaiare il vin e dovrei dire questo sì, questo no. Insomma, il regalo per il prossimo anno è che Iori stai attenti a tenere sempre alta qualità. Il prosecco sta in piedi solo se la qualità è alta, se no a sebira. Ecco. Ascolta Babbo Natale, mi ho visto, forse te ieri anche a te che il Babbo Natale ha poi i supermercati con i putei che ti porti a Veda. I putei ho visti tanto contenti, ho visto anche putei. Qui c'era degli elfi qui. Ecco, gli elfi, ma è putei proprio. E ho visti anche contenti, chi si divertiva insieme. Secondo te, Babbo Natale, non sarebbe ora che giocassimo fia di più con questi putei, che mettessimo tutti insieme? Perché mi sa che si poche volte insieme tra dei ori. Cioè, si sempre su ste case, puoreti, tanto soi. E invece ho visto che gli piace tanto, ti che ti ciappi per manga, ti fa veda, giocare. E che piace andare sui centri commerciali o preferisci meglio andare a giocare sui centri storici? Guarda, i putei una volta giocavano per strada, con niente, con la baia giocavano in 50, no? Adesso chi ha a casa vagoni di roba e magari non gli interessa più tanto.
la roba più importante per un puteo è stare in compagnia con gli altri putei. Quando c'è cielo impara a stare in compagnia, è cosa grande, non è buoni di staccarsi. Se te se vatti osservare quando chi va a trovarsi dopo in cria, quando chi ti separi. Quindi, e famiglia, cria, e famiglia, bisogna anche stare attenti con i putei, farli trovare, giocare insieme. L'altro giorno mi ho visto un caso, no, con tutte le robe che ha, era tre putei di 9 anni, e gli ha giocato 2 ore con un lastico, ecco. Cioè che gli metteva sui date, sai quel gioco là. Sì, sì. E ora, puteo è il regno della fantasia, è il regno dei sentimenti, il puteo vuole che te che voglia bene, vuole volerti bene, vuole stare in compagnia e giocare. Però dopo anche a studiare. Anche a studiare. Pronto, buongiorno, chi che sei? Pronto? Buongiorno a tutti voi e tantissimi auguri. Grazie. Sia a Mirella che a Butero che anche a te, Lucio. Grazie. Grazie. Pronto, prego. Sì, niente, ho telefonato così, sono Emilio, salvo. Ciao Mirella. Ciao Emilio. Ciao Emilio, ciao caro. Come stai tu? No, va tanto bene, comunque andiamo avanti. Dai che coraggio, Emilio, dire che te stai bene, no? Sì, sì. Emilio, cosa vorresti tu da Babbo Natale? A salute. A salute, è la roba più importante, eh? Babbo, non tali domande che c'è andato in comune, chi ha dato che roba che parleggi dovrei dargli? A Resana. A Resana. Dimmelo da nuovo, Emilio. Emilio, no, quando... niente, lasciamo perdere, teniamo un velo pietoso sopra la Resana. Ho capito, ho capito. Non ti ha dato niente, Emilio? Niente, niente. Maria, beh. E sì, un senatore qua che ha detto che ti aspetta del diritto, come sia sta storia? Sono bravo a parlare così davanti a te in camera, però dopo facciamo stare perché non ho più voglia di arrabbiarmi con nessuno. Vabbè, ma come fa tu viva se lui ti aiuta? Non so io fare cura della seringomia lì perché non vuoi scegliere tutte le medicine. Ma pensate, Babbo Natale che portiamo le medicine. Assolutamente sì, Emilio, le medicine bisogna che te le toga, sì. E se non che pensa che altri, bisogna che pensa Babbo Natale e i suoi amici. La salute prima di tutto. Aspetto che un po' arriva a Resana Babbo Natale, aspetto che te porta le medicine, vero Babbo Natale che ti ha sul sacco? Assolutamente sì. Ecco, aspetta che te arriva un po'. Grazie Emilio. Grazie, auguri, auguri Emilio a te e a tua compagna. E ora mettiamo sul sacco a tutti quei che te passi, a salute. Assolutamente, ma mi sono segnato in grande salute a chiunque, non so ai che buoni e anche ai tristi. La salute che sarebbe a tutti quanti, anche perché è fondamentale. Dopo si parla del resto, si parla dei skate, però se che sia salute, il piso è fatto. Il piso è fatto. Senti, Babbo Natale, a Brugnaro cosa che portiamo? Che è una gata a peare qua con Venezia. D'altra parte, se uno si compra la bicicletta, che tocca pedalare per Brugnaro. Io ne conoscevo un'altra, se è la bicicletta. Per Brugnaro. Se è tutto Venezia da gestire, c'è un po', sai, un personaggio operativo, no? E certo che se il ghia da cioè banca qui a Roma, non so che capia. Dopo voglio arrivare a Raggi. A Venezia che ha problema che è mese in acqua, mese in terra, abbiamo bisogno dei turisti, però i dovrei passare un po' a volta, invece si passa tutti sul colpo. Queste navi che sono bellissime a vedere sul bacino San Marco, speriamo che uno non sbagli manovra una volta, perché dentro succede come, non so se vi ricordate nel 90 quando c'è già una nave russa che è uscita senza i rimorchiatori perché non gli escape a pagarli e è atterrata in mezzo ai giardini, no? È già dentro proprio i giardini della Senare. Perché muovere quei bestie erano se mia facile. Bisogna trovare una soluzione, adesso mi sono sicuro che la trova Brugnaro, che penserà, che ha anche altri problemi perché ha i problemi dei dipendenti e non ha escape a pagarli, il comune di Venezia. Ciao ragazzi, che c'è anche un altro problema però, che chiunque che va al suo posto si troveria questi problemi qua, no? Che c'è qualcuno che ha fatto finta di niente, no? Qualcuno che ha approfittato perché gli erano altri lavori in corso, eccetera. Brugnaro al manco, gli era assessore del suo, non ha bisogno di toccare i skate del comune, no? E speriamo che venga una buona idea. Mi adesso sul sacco per stasera per Brugnaro, che porteria, come si dice, un po' di tranquillità, che si calmi anche lui, un po' di fortuna, perché adesso sono andato dentro anche nell'aeroporto, no? E quindi
che mancava questo impegno qua, sicuramente, e che robe vaga bene, e soprattutto che la sua azienda che colloca personale, chi sciopera lavoro, cioè... Che colloca tutto il possibile. Tutti quanti. E poi a Venezia cosa regheremo? A Venezia, proprio Venezia, Venezia. A Venezia bisognerebbe regare un pochino di veneziani, perché gli sentivo mancare un poco a volta, no? E bisognerebbe avere il coraggio di fare i servizi che fa sì che resta la gente là. Io mi ricordo che era un matto qua che diceva facemmo che la metropolitana sul lato nord, no? Sicuramente quello serviria. Pensai a un veneziano che va a fare la spesa, che tocca andare dove va, col caretto, avanti in drio. Cioè, la gente è una città che già era eccezionale nel Medioevo e adesso ha bisogno dei servizi moderni. Non si può esagerare col conservatorismo che non si può toccare niente. I servizi va fatti, guardeve le città europee, guardeve in centro a Parigi, davanti ai palazzi antichi che ha fatto il museo come si dice moderno e postmoderno senza paura, perché se robe si fatte bene e che sta. A proposito robe fatte bene, babbino, non sei ora che te che porti per il prossimo anno un fiato di cemento buon, che quando chi fa costruzione 9 mi metta che a schifesa chi mette come a Venezia, che se i ponti vecchi che resiste, i ponti nuovi che crepa. Non sarei ora che si mettesse in testa di usare anche materiale buon, che avevamo i putei che va sulle scuole, che non croia scuole, che fa di edifici solidi. Ti cosa hai detto, babbino? Certo, vorresti che Babbo Natale facesse tutto. Sì. La gesseria anche qui che dirige i lavori, che sei di responsabili sui lavori pubblici, che c'è chi che progetta, chi che fa, e chi che fa il direttore di lavori e chi che fa il collaudo. E là si fa fatica dopo a capirsi, però se una roba si crepa e a casca può darsi anche che sia fatta male. Senti, Babbo Natale, però ti un regalo che cosa ha fatto intanto Venezia, perché ti ha fatto costruire il ponte per Valeria Solesin, ieri io vai inaugurare questo ponte mobile vicino all'università. Bisogna anche ricordare ragazza, ma soprattutto sti fatti qua, e bisognaria fare in modo che mi succeda altro, soprattutto. Sì. Dopodiché, va bene, insomma, dopo per fortuna esiste anche, ecco qua, il ponte dedicato a Valeria, una cosa concreta per i giovani, qua siamo sulla nuova di Venezia Mestre, magari il nostro Francesco Cerun ce lo fa vedere, eccola qua. Però questo per ricordare quello che è successo anche a Berlino. Come che si è detto l'altro giorno, no? Anche Babbo Natale, che viene in Berlino, la città bellissima di Berlino, città che ha sofferto molto negli anni, non meritava questa cosa che ha rovinato la festa. E quello che è peggio è che poi pagheranno quelli che non c'entrano, perché dopodiché se la prenderanno con tutti i musulmani indiscriminatamente, e i scemi erano in due, insomma, no? Però è un bel problema che l'Europa ha e che deve risolvere, anche quello dei clandestini che girano, perché questo signore, ricordiamoci, non era un profugo, era un clandestino con un decreto di espulsione, che siccome gli danno un pezzo di carta, che è una legge che è nata per i turisti, no? Il turista che arriva qua col visto scaduto e dice bisogna che o che ti paghi le tasse o che ti torni a casa, e questo qua torna a casa di corsa. Ma questi qua, gli dai la carta in mano e dici bisogna che tu torni a casa, e dici ma dove ho trovato? Stavo qua. Sta qua tranquillo. E ora scusa, nel sacco cosa mettiamo? Pace però è ora. Allora nel sacco che va tanta pace, perché pensiamo a quelli di Aleppo che adesso si è convinti, qualcuno in televisione dice adesso si è a posto, no, si è a posto. Aleppo è stata conquistata dai alawiti e tutti i sunniti, perché sennò tira una brutta aria. Pulizia etnica, giusto? Sì. Ti abbiamo telefonato e dopo tocca a Mirella. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Chi sei qua? Mi chiamo Paolo. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno Mirella. Ciao, buongiorno. Caro. Paolo da dove, scusa? Provincia di Padova, Bovolenta. Ecco, volevo dirvi che mia moglie Cinzia vi ascoltiamo sempre. Grazie. Siamo praticamente ormai... Ci informiamo solo su Rete Veneta, praticamente. Grazie. Dall'almanacco fino a telegiornali, dopo la sera, e anche la mattina con Sveglia Veneti. E che piacere che mi fa. Paolo, però, tega Babbo Natale qua, cosa voto Babbo Volenta? Bara, Babbo Natale, Bovolenta che mi vuole, acqua alta.
ancora negli anni passati. Cioè, questa è stata promozione perché aveva solo Venezia una volta, adesso... Ecco. Ma no, ma cosa vorresti tu, Pabbo Volenta? Dai, che magari... Ma mi dicevo non solo Pabbo Volenta, a parte che a base nel mondo, a parte che siamo tutti piboni, mi vorrei che tutti quanti se avessimo una bella svegliata fuori, se rinvocassimo il ma e cominciassimo a cambiare il modo nostro di ragionare e di ritornare a essere anche chiaro. Che gente semplice che chiederemo una volta. Bravo Paolo, bravo tesoro, bravissimo. Grazie bravo. Paolo. Grazie a voi. Grazie Paolo. Un abbraccio. Hai scritto una letterina di un scherzo. Una letterona? Una letterona? Io mettevo tutto. Ascolta Babbo Natale, e forse dell'ordine, cosa sei che portiamo? Puoretti, che non sa neanche da che parte più girarsi, perché tra leggi sbagliai. Tra i ori che risse a vita e dopo si trova sta gente fuori dopo 10 minuti che c'è dentro. Cioè, cosa sei che portiamo a sti corpi che sei veramente bravi? Guarda cosa che ha fatto qua, che riuscì, che risse a Peppa, un peo che si è andata bene, diciamo la verità, perché puoi andare anche a male. Dice, stai veramente... Cosa sei che te vorresti portare a tutte le forze dell'ora? A tutte, 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 anche i vigili del fuoco che mi piace tanto, dice tanto bravi. Beh, ma mese simpatici anche i poliziotti. Tutti, 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 tutti. Anche le finanze, tutti, ma insomma, tutti. Il problema è che io ho un lavoro importante e intanto l'importante è questo, nella vita fare un lavoro che ha una importanza che va a deare quello che sei stipendio, quello che sei, magari è soddisfazione che ti dà, perché bisogna anche essere contenti di quello che si fa. Quindi mica porteria intanto serenità, pace in famiglia, salute e tanta fortuna che robe che vai bene. E non posso parlare di politica, vero? No, però anche insomma, un po' di pischei sui buste sarebbe giusto chi avesse i mesi per fare il suo lavoro, dopodiché sarebbe anche giusto dare la soddisfazione che si ciappa un delinquente e stai dentro al manco 20 minuti, sì, non appunto. So, stabiliamo un minimo, perché mi viene in mente quello del Treviso l'altro giorno, che a corso di io cacciapaio, porta dentro in flagranza il giudice che dono già pericolo giù, io cacciapaio dopo mezza giornata a Pordenone che fia che altra rapina. No, cioè, dice anche dai pescarsi in acqua, perché puoi buttare in acqua. Esatto. Cioè, il problema è che voi rispetto anche per il lavoro di questi signori qua, e rispetto se anche quando chi ha fatto una roba importante, pericolosa, perché quella che arriva il ladro delle volte è pericoloso, che venga a rispettare che quando che uno che ha fatto un reato chiaramente stai dentro, cioè uno che ha rubato, che trova in flagrante, cosa vuol dire muoverlo? Ecco, intanto vediamo anche la foto dell'agente ferito, quello che ha fermato. A questo bisogna portare, come si dice, tanta salute. Questo è un uomo di ferro. E anche a promozione. E anche la promozione. Una bella promozione. Questo nella vita che resterà, che è un uomo di fegato. Sì, tieni presente che, voglio dire, trovarsi a Milano nelle aree dove che si trova Iudenote, Covo e Ante, bisogna essere veramente uomini di fegato. Vabbè, insomma, che abbiamo anche qui e si teniamo cari. È giusto che e vogliamo bene. E vogliamo bene. Va bene. E ora torniamo a noi altri. Dobbiamo parlare del sindaco di Venezia, avevo parlato del sindaco di Vicenza, del sindaco di Treviso e al prefetto di Padova, perché del sindaco non potevamo parlargene perché non gli è. Insomma, buon Natale anche a lui. Cioè, cosa chiediamo? La possibilità di pensare di fare sto benedetto ospedale? Oppure secondo Babbo Natale è meglio che il regalo dell'ospedale a Padova arriva col prossimo sindaco? Se è corretto che arrivi col nuovo sindaco. Se è corretto. E al governatore? Cosa sei che ti dice al governatore? Al nostro governatore allora, Zaia? Tanto come si dice, dopo dobbiamo verificare se è stato buono, che ho portato un regalo qua. Dopo tiro fuori. Luca Zaia sta pronto che ho un regalo. Ma non solo per te, intanto buon Natale. Manca con letterina? No, con il regalo. No, solo regalo, ma allora, è anche fortunato. Partico di regalo con le letterine, no? So che hai visto qua. Sì, ho visto tanto un sacco grosso stamattina. Adesso quando che sei 9, dopo quando sei 9 vediamo un po' di roba, però intanto andiamo con la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi che sei? Pronto? Roberta da Venezia, ciao Roberta. Buongiorno Roberta. Ciao, che sorpresa stamattina!
Ah, sì, Mirella, è una cosa, vedere Babbo Natale, anche se è un gioco, è una cosa che ti fa tornare all'infanzia. Vero? È bello. Vero? Sì. Mi fa piacere. Allora, volevo dire, quello che volevano le forze dell'ordine, io l'ho sentito che lo hanno detto loro praticamente, loro vorrebbero avere la pistola, quella elettrica. Mm. E il peperoncino spray per dotazione praticamente, perché il governo non glielo dà e loro devono fare il corpo a corpo e dicono guarda che non è piacevole fare corpo a corpo, perché se noi avessimo la pistola elettrica e il peperoncino eviteremmo il peggio praticamente, e non glielo danno, quindi questa è una cosa secondo me che purtroppo sta andando così. E la seconda cosa, no? Siccome voi parlavate dei musulmani, allora, ovviamente io ho sempre dichiarato, e chi qua lo sa, di essere assolutamente contraria alle guerre di religione, che Dio se ne stampi liberi. Volevo dire, come la vedo io personalmente, no? Tu lo sai, Mirella, che io sono ambientalista. Sì. Purtroppo nel quartiere dove sono, come do qualche pezzo di pane ai volatili, sono in vita, sono la maga nera, non importa, non me ne può importare di meno, perché io devo rispondere alla mia coscienza, non alla loro. Benissimo. In questo quartiere, oltre alla gente, insomma, che c'è anche una famiglia di musulmani, lui è un imam famoso, tra parentesi, io da anni non li saluto, ma non perché sono musulmani, per l'amor di Dio che Dio voglia anche liberi, ma perché sono uguali a noi, cioè pettegoli, spioni, cioè tali e quali a noi, va bene? Dal mio punto di vista, cioè il fatto di essere osservati a vista è anche un mobilizzante. Per cui io non li saluto mica perché siamo musulmani, ma perché da tutti quanti, dal mio punto di vista, le nostre pecche, per cui alla larga, insomma, questo voglio dire, non è che... Sono tutti pareva compagni. Cosa, non me la ricordo più, era una cosa... Ah sì, il mio desiderio, sai quale sarebbe? Un desiderio impossibile. Che mettessero tutti i cacciatori in galera, perché per me sono degli assassini, parlo con la mia responsabilità, ovviamente. Però questo Babbo Natale non me lo può concedere. Comunque tanti auguri a tutti e buon Natale di cuore. Veramente. Grazie Roberta, grazie. Babbo Natale prende atto della letterina. Prende atto della letterina. I cacciatori, preso un no, ma insomma... Speriamo che demo un sciopo a salve. Cioè, se fosse uno sport bisognerebbe che indesse a leoni, come si dice, col corteo, col mitra. Allora... se posso aiutare anche i musulmani, sanno se mi è un problema, diremo che, anzi, dà un bellissimo saluto ai musulmani, salam aleikum, la pace sia con te. E il 99% dei musulmani, se porre gente che lavora tutto il giorno per guadagnarsi la vita, dopo i gà dentro sti qua che crea problemi, soprattutto a loro, perché qua i gà copà qualche decina di persone, loro là i fa milioni, no? Ma viene in mente, non molti anni fa, vi ricordavo, nell'Irlanda del Nord, no? Tra cattolici e protestanti, e era meglio i musulmani, che a volte la... bisogna essere anche ottimisti e imparare a vivere insieme e rispettando tutte le culture, soprattutto la nostra. Ecco, soprattutto la nostra, perché il regalo potrebbe essere quello del non smettergarsi. Bisogna stare attenti, perché a me di volte mi viene da ridere su quelli che dice no, bisogna cavare i crocifissi o i presepi, no. Mentre l'imam che era a Castelfranco una volta e portava i suoi a visitare i presepi, perché dice beh, se no per d'arte, no, e dopo dice è crocifisso, cioè chiaramente loro non sono cristiani, sono musulmani, però Gesù Cristo è uno dei principali profeti che li conosce, dica mia caro ori che se fa queste mosse qua a nome suo, perché e le fa dei personaggi che ha una cultura molto bassa, ecco una roba che bisogna che mi ricordo di portare, un po' di cultura. Ecco, ecco. Sì, qua, oh, beh, lo segno. Ma questa anche a questa a tutti quanti, magari a tanti politici soprattutto. Ma il problema, come che la signora che diceva mica dal peperoncino e cose, una delle robe che abbiamo sbagliato, bisogna che mi segni anche questa,
Bisognerebbe che quelli che fa i politici, che avesse a lavorare a sua vita nel mondo reale, giusto per capire qualche roba, sarebbe dovrebbe vietare di entrare come se in politica a chi non ha fatto niente. Ecco, questo ti ho sentito. Lo segno, però non so come fare, perché non si può portarlo, questo bisogna che decidivo altri. Babbo Natale lo può fare tutto. Però, sì. Però i cittadini sì può farlo, farlo. Certo. Metta una legge per cui. Ascolta, Babbo Natale, e al nostro editore Casestà, così bravo, che mi aiuta tanto, mi soprattutto a dar visibilità e aiutarmi a portare un fiato di serenità a ste famiglie, anche un fiato di schei. Che gatto portare un regalo? Anche a massa. Ah, e ora sono tanto contenta, che adesso merita anche proprio, lo dici te, spettatori, sì, che sei una televisione che veramente è una emittente che dà voce a gente, che finalmente può parlare, soprattutto che dà visibilità a Mirella per portare un fiato di schei a sta pora gente che ha ciapacco e bombe. Intanto, come si dice, auguri Giovanni, Filippo e a Caterina, la famiglia. Anche da parte nostra. E dopo, da ieri, si è cacciapato un bel impegno. Sono io a cercarlo, perché sei qua su tutti i giornali. E vediamo se riesco a trovarlo, perché te magari c'è poi incontro piede. Caro, bisogna che te si rocca anche a te, no, lento, bisogna che te si rocca, lo so. Guarda che trasmissione a dura d'ore, a dura poco, capire, e io mi parlare di tutto e di più. Dato dopo. Ascolta, Lucio, mi hai fatto verso sti regali che sono premosa, guarda che c'è una roba grande, No, i lettere, i regali, a poesia, non so, staremo qua fino a mezzogiorno un po', perché Lucio è lento, un po' non c'è roba. Guarda che roba. A trovare? Non riesco a trovare. Ecco, non riesci neanche a trovarla. Accato intanto. Katia. E ora? No, a Katia. Senti, Babbo Natale, ma dimmi. a questo Veneto, cosa vuoi tu regalare? Cosa pensi tu a questa nostra regione? Verso a fine. Un regalo che, se diciamo, parla del governatore, ma che riguarda un po' tutti quanti, insomma. Allora... Mi commisseria col dargli i regali che ho portato a Mirella, perché che si sta... Sì, però aspetta che avevo una telefonata prima. No, vuoi dammi i regali stamattina? No, è geoso, Allora, pronto, chi è? Sono Silvano da Padova. Silvano, buongiorno. Buongiorno e buon Natale a tutti. Auguri. Anche a chi che ne vede, che ve vede. Non e che te sente? Ieri. Devo volutamente, perché certi personaggi i va a ignorare. E per dirla... come uno che si è passato di suo anche a Padova, fama di loro il mondo esser non lassa. Misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Inferno, terzo canto, 49. Come me l'avevi sentito, mi cerco di parlare pavano e a lingua che scriveva Rusante. No, quello che sei compagno, tra virgolette, di Amoretti in consiglio regionale, ma Anzo Beolco. E qua mi collego a statua del Monaco a Treviso. E a statua del Rusante era piazza vicino Santa Sofia, sotto un platano, che veniva sempre più grande. E a stazione di Veneta, il trenin che portava da Padova a Venezia, e si sta spostando in uno spazio verde che i ha tenuto, e gli ha portato il beolco in statua. Dopo un poco di tempo l'intirava ancora e lo ha spostato in piazza Capitaniato, sotto Escavesà, vicino a Liviano, da casca in ava verso la sala dei giganti, dove chi ha domenica gli fa i concerti. Poi ha detto il beolco, non ha pace neanche qua. Adesso lo ha spostato nella piazzetta del Verdi, il teatro. Chissà che qua abbia pace. Buon Natale a tutti. Ciao, grazie. E ora adesso vi faccio vedere come che è il regalo. Che si è fatto il nostro editore? C'è la firma Antenna 3 a Rete Veneto, scongiurato il fallimento, salvi 36 posti di lavoro, nasce il Polo TV del Nord-Est. Questo è il Corriere della Sera, il Corriere del Veneto. Il Gazzettino, arrivano le ultime tre firme, Antenna 3 riparte, la porta che te caccia pa' stamattina, questa è fa venire qua dentro. E qua, dopodiché abbiamo invece
la foto dell'editore Filippo senza cravatta, senza cravatta perché è Zerocco. È Zerocco, io è Zerocco, qua è a cravatta, non si usa neanche più a cravatta, esatto. Sono Lucio Lagarde. Sì, ma mi guardo. Sì, però te devi mettere qui a rossa stamattina. Qui a rossa? No, non indovini mai i colori. No, è qua a rossa. Sì, vai in cerca, che sotto a toa, a rosso. Antena 3 è firmata la cessione, ok? A tutti i dipendenti, l'emittente passa all'editore direttamente. Gli fermo un applauso. Allora, intanto buon Natale anche a tutti i lavoratori di Antena 3, che finalmente a qualcuno gli è arrivato, come si dice, la salvezza sul pacco di Natale, e l'anno prossimo vorremmo vedere cosa che succede con questa grande entità che si è creata, no? Visto che dite sia anche un Babbo Natale con, come dire, sfumature radiotelevisive. Ma la vedo bene. Hai visto bene? La vedo bene. Vorrei che vedessi l'ufficio del Babbo Natale. Adesso basta. Vada, vorrei proprio che venissi a vederlo una volta, vada. Mi piacerebbe portare i putei sul tuo ufficio, vada. Se piende a te. Maria Vergine. No, bravi Antena 3 a resistere. E bene questa operazione, perché rischiavamo di perdere un pezzo di storia. 40 anni. 40 anni di storia. 38, era il 13 dicembre 1978 quando il primo segnale si accendeva a Quinto di Treviso. E ora ricordiamo anche a Giorgio Panto, Puareto, che chissà che sta tranquillo sulla tomba, perché sennò gli era Adrio girarsi che non gliene impoteva più fra poco. E ricordiamo anche Renato Bernardi. Si prese giusto anche a ricordare. È stato avanti un bel tocco, anche quando che era anche anni più difficili. Ascolta, Babbo Natale, a tutte che famiglie che ha subito tutti i suicidi, proprio per questa crisi tremenda, Babbo Natale. A tutte queste donne sue, con questi putei, con questi fiori, cosa sei che te che porti? Cosa sei che te volessi che veramente anche il prossimo anno che fosse queste famiglie distrutte? Intanto il dolore non passa, il tempo non lo fa passare, lo diluisce. Diciamo che vogliamo bene, Babbo Natale vuole bene a tutte queste famiglie qua, ma faremo in modo che tutti i vicini, che tutti che voglia bene. Questa deve essere una società solidale dove che bisogna volersi bene, soprattutto chi che ha avuto un grande dolore come questo qua, che c'è stato delle tragedie che si poteva evitare, cerchiamo di evitare per il futuro, non steve scoraiare, se avevi problemi vada a parlare col vicino, parlare, che c'è sempre qualcuno, che c'è più gente che vuole bene di quello che pensai. Bene, ora intanto un regalo che si è arrivato, ad esempio a Padova, con le borse lavoro, oltre 3.000 disoccupati di partono. Non mi fammi aversi i regali, stamattina a Narogna, Babbo Natale, non vuoi aversi i regali, perché per uno che c'è regali, continua a lei, allora, abbiamo provato a portargli un regalo alla Mirella, che portiamo a cosa? Un buon carattere, e non che stava sul sacco, bisogna che si atteniamo come che sei. Va bene, anche a massa. E ora... Francesco, noi altri mettiamo la sigla di apposta, però apposta se stavolta con i regali. E anche a lettera. Scommessa ti, babbino, allora, non neanche a coraggio di toccare perché sei talmente bella, Ozzo. Ma allora, qua che c'è sta un signore Mario da Salvatronda, che ha fatto i calendari, ora un po' chi li ha venduti, no? Che bello. Quelli che non si è riuscito a vendere la prima settimana, ha detto sicuramente voi altri si in grado di venderli. E ora, qua te che ha mandato una lettera, che dentro deve essere che è il biglietto di auguri. Aspetta, vediamo che avverso. Ecco qua. E guarda che roba, Guarda che roba, in antivara che bel biglietto. Perché sto, secondo me non le sei bello. Tasi su, che te mi confondi dopo. Guarda, e guarda cosa che c'è dentro, che se obbi fermo veda un'altra volta. Sì. Io voglio leggere i biglietti di Babbo Natale, guardami, perché sennò io mi dico che non leggo niente. Penso di sì, adesso Mario, non so se sapeva che lo leggevimo in Dai, diretta. Leggi, ma... leggi Babbo Natale, questo che mi piace allora, tanto. Questo qua lo ha messo sui... questi qua che c'è... Aia! Sì. Fermo veda anche i calendari. Calendari. Che daremo ai nostre famiglie Mercury, a quel banco sui là, e guarda. Bellissimi, quei disegni fatti dai putei. Grazie, grazie. Come si chiama? Mario. Mario, grazie Mario di cuore. Mario e Elena Alessandro, con il suo disegno auguriamo buon Natale e vince 2017. Allora, Mario e Elena, c'è una coppia bellissima che iscrive anche a libri ogni tanto. Caramento, no? Cara Mirella, non sa perché non posso alzarlo. Mario che ha studiato tanto, no? Però non si riuscì mai a scrivere un libro in italiano.
gli scrive solo in veneto. Ogni tanto che fica una parola italiana dentro. Beh, ma è che lei studia tanto di più perché sì. Che scrive in veneto, così tanto di cara Mirella, te mando sti calendari che ha già carta, ma sotto è Tomà, magari diventa Skei e così te farai qualcosa per gli altri. Te mando anche i pensieri, un pensierino, poco, ma so che va in buone mani. E una stianta di vita vissuta e raccontata da noi altri, Don Mario e Elena. Grazie Mario e Elena, graditissimi. Guarda, graditissimi. Questi calendari qua, chi che no gaga de spiaggerà, perché c'è proprio un calendario fatto ben, tutti i disegni fatti dai Tosetti. Guarda, benissimo. Mi se te permetti Mario, vorrei regare le nostre famiglie e sarà un ricordo del Banco Solidale, perché veramente Porete ha bisogno anche di tirarsi un fiasso sulle sue case e siccome chiese veramente bei, Mario e Elena se per me te, mi merco di regalo alle nostre famiglie insieme a borsa di spesa. A chi che si merita naturalmente. Dopo, gio... Sempre da Mario. Oh, Maria Vergine, guarda. Metto sotto l'albero Babbo Natale sta roba stasera. Sì. Grazie Babbo Natale, grazie. Questo c'è che altro biglietto che leseremo. Adesso leseremo a poesia, così Lucio è tanto contento. Ah, mi sono contentissimo. Sì, è tanto contento e stamattina leso anche a poesia. Mi è stata data dal gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo, ma è veramente bella. Perché è una poesia di Natale e è giusta, giusta, giusta. E ora... Una piccola pastorea innocente punta in alto a stea più splendente e a guardar qua stessa intensità invita anche a sua mamma e suo papà. Ma ora sa che qui a stellina si in realtà ha luce divina e allontana i pensieri cattivi e fa essere i grandi più positivi. I tempi spaventa e il malcontento aumenta. Confidemo tutti i giorni più bei, guardando al futuro nei nostri putei. Sia poco bella, pare mi sia arrivata, non che ne avevo neanche uno, perché il sindaco Piazza, che aveva promesso che mi mandava le poesie, non me ne ha mandato neanche una. Perciò carbon, ma di cui ardente, però a Pastoria del Borgo Furo, a sega ricordare, mi ha mandato questa poesia di Natale. Ti ringraziamo anche per Giova che si è venuto, perché si è veramente bravi e seri. È un qua pomeriggio, speriamo che il sindaco, un assessore vada a vedere questo presepe vivente che fa in piazza dei signori perché merita, perché c'è tanto lavoro sui spai. E ora anche la nostra amministrazione dovrebbe ricordarsi di questa gente che lavora tanto per far felice le famiglie, i putei e fa il presepe vivente. Non è una roba facile, ne parla una che ne sa qualcosa. Da che ora sei che sei in piazza? Ma Nido, ora che ti tocca andare a vedere, perché conoscendola se non deve vedere dopo. Sì, no, perché veramente Poretti lavora così tanto, è una roba che tutti quanti che piace, per esempio i viventi di Semichi che non che piace, perciò un ringraziamento sindaco Manindo, te ho ammirato, te ho domanda tramite Babbo Natale. Ma viene sicuramente. Ecco perché il suo merita. Il suo merita proprio, guarda. Da che ora sei che sei in piazza, lo sai tu? Dal primo pomeriggio, scomincia, sì, perché mandai a vedere, perché è veramente bello, si è fatto presepe proprio vivente in piazza dei signori. Sì, fatto da Pastoria del Borgo, Borgo Furo. Babbo Natale, te sei arrivato tante che lettere, guarda qui qua cosa che scrive il giornale. La nuova di Venezia Mestre. Babbo Natale porta cibo ai bambini più poveri. Guarda che è un mestiere importante che per fortuna che c'è anche altri che mi danno avanti. No, perché... ma guarda, quello che mi ha colpito è che i CEI che ti scrive una roba del genere. Vuol dire che insomma qualcosa si riesce ancora a insegnare una giovane generazione. I Tosetti sono più sensibili delle volte di quello che sembra, andando anche nei vari asili, no? Io li ciappa il regalo perché a caro ciappare un regaletto e potei, però bravi anche i maestri, sempre li abituo a portare qualcosa perché altri. Sono andato e mi ha dato della roba anche all'asilo di Resana, per esempio, chi sei bravissimi. ragazzi, a Mirella che prova a vedere se la barba è vera. È tremenda, guarda che è tremenda. Cioè, dai, allora, ma dai, ma Babbo Natale. I bambini va educati alla solidarietà. I grandi che ha da sapere che senza solidarietà non c'è niente. Che no, guarda, quanti scherzi che hai, se nessuno vi vuole bene, proprio che brutta vita che fa. Bisogna volersi bene, questa tanto. È la roba più importante. Dopo, se è possibile, a salute, ma delle volte succede che qualcuno bisogna anche se mai, perché bisogna anche lavorare anche i dottori, insomma. E dopo ascoltarli un po' i Tosetti, perché ti dà anche delle idee nuove, perché gli vede il mondo per la prima volta e quindi le volte si accorge che il re è nudo, no? Si accorge, sì. Si accorge e quindi bisogna ascoltarli, che è interessante.
Senti, ma Babbo Natale, abbiamo parlato tanto degli umani, però ti sai che nei casi dei Veneti, come hanno detto gli italiani, una casa ogni due ha un animale in casa. Cosa che regheremo ai nostri amici, diciamo così, animali, ai cani, ai gatti, un po' più di attenzione? Guarda, anche Babbo Natale ha una cagnetta, no? Case buonissima, intelligentissima. Come si chiama? Laika, è l'unica vera cagnetta comunista del... Magari ma sei quella che ha fatto il giro intorno a... No, no, magari adesso è apparente. Perché sapete che il primo can che gira intorno... Ah, sì. il primo astronauta già era una cagnetta. A Laika. Sì, sì. Comunque, io che ho messo il nome così da qui che mi ha regalata, no? Che è una famiglia dei partigiani della prima ora, insomma, no, era i cani che nomi adeguati. E, insomma, a me... In casa quando arrivo a casa, che sia stato via 10 minuti o 10 giorni, mi fa una festa che... Mia moglie fa fatica a farmi una festa così. Ascolta Babbo Natale, ma magari non merito, se tu ti... Ascolta Babbo Natale, ma quest'assa che te gai, vieni tu su poi il cammino o ti scondi tu da Dio l'albero e manco chi putei sappia? Allora, perché te vuole un cammino di quei... anche dei segreti, perché adesso un bambino l'altro giorno all'asilo che ha detto non so come che te fai a casa mia, che ha detto perché che ha messo su la stufa a pelle, si è detto insomma... vedi tu chi si è preoccupato, bisogna dirgli o no? Non preoccupatevi, ecco, Babbo Natale... Come si dice, va al di sopra delle leggi della fisica, che sia su magia, che sia su polvarette magiche, per volare con le renne, per passare sui cammini, non preoccupatevi. Mica ne ho speso tanto polvarette per farti arrivare sto anno, perché ti eri tanto in giro per il mondo sto anno. Sì. Quanto gatto girà il mondo sto anno? Tasi. Senti, Babbo Natale, passiamo prima a telefonare, dai. Prima a telefonare, pronto, buongiorno, chi che sei? Buongiorno, Dori da Milano. Ciao, Dori, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, anche il Babbo Natale, che ho conosciuto, no, direttamente, indirettamente, ho visto. Volevo mai che mi tirare la barba, ancora qualche anno fa. Babbo Natale, vi dai, ti sei avviato un rocco di nove te a barba. Buon Natale, comunque. Buon Natale. Mi devo, sono venuta diverse volte a Resana e avevo visto la cosa, la pasticciera al mio amico, e avevo visto parecchie volte, insomma. Sì. Anche facevo abitare un pinodese anni e insomma, verso Padova e Aso, sono stata 18 anni. Perciò so, veneta, veneziana, ma sono stata a portare un po' dappertutto. Comunque, ieri ho provato molto da volte, certe persone, mi ripeto che mi come qualcuna, perché ti fanno venire? Perché qui se ho drogai o fusi e salvevano, poi venire a parlare sempre mai delle persone sotto le feste di Natale, è meglio che non stai più a invitare il signore di ieri. Beh, insomma, bisogna che fermo ascoltare tutti, no? Ma scusami Lucio, ma guarda che è una roba impossibile, Guarda, che mi guardo Rete Veneta tutti i giorni, prima a casa mio marito da fare e lei dice, ma sempre Rete Veneta mi diceva allora, e invece adesso qua corriva e guarda, hai capito ieri, ma è una roba impossibile, ma come sei confuso Sanremo, ha detto, ma dove sei qua a testa, quella? Adesso lo può parlare, vai, e poi osserva degli occhi, perché guarda che mi sono stata 45 anni in mezzo, a tutta la gente, e guarda che Aso nel 78, che io ero mica segno fuori e televisione a mezzogiorno, e dopo del pomeriggio che era tante belle robette che faceva vedere che non Dio che mi ha toccato andare a fare petizione dal giudice, dal pretore, per chi cavasse determinate robe. Mi ho visto Aso e ho visto cosa che c'era, e mi ho fatto tanto da che paura, perché non ero abituato a vedere determinate robe, e adesso mi vedo qua in televisione vostra. Cazzo canai come sei usa? Vabbè, ma però... No, caspita, ma di che qualcosa, perché se non vede persone presenti, non so, poi continuamente parlare male di una persona. Ogni volta che gente parla solo che male di io. Mi non vuole nessun colore politico e non vuole neanche sentire chi parla male, perché Bitonci, Bitonci, quello era a Cittadella, è bravissimo, che gli avrei suoi problemi di carattere, di roba, non so, ma comunque adesso... Demo Arcella, mi sono andata a Arcella pochi di anni fa, che non veniva ancora a Bitonci, arrivava il coprifuoco e tre, ma dovevo essere là, 2 mesi, perché 3 mesi chiudeva, tutto era chiuso, bar, negozi, tutto, perché aveva il coprifuoco l'Arcella, senza parlare, e mi però, vado a praticare tantissimo, perché andavo a stanga, fame, terapia e roba, andavo 2 o 3 volte all'anno,
Caspita, adesso sento tu qua che è ancora esnerosa e sonnata, se sembra di parlare male a gente. Mi scusate, ma ieri ho provato molto le volte. Volevo proprio difendere un poco i tocci, se è vero. Va bene, va bene. Guarda, scusate. Ma avevo i telefoni incandescenti ieri. Non ah, guarda, mi regalo, dai, quando che governa la televisione, cinque minuti prima, ora la riastrossa. Ora mi ha messo dentro un pignatone di acqua, volete, come che mettiamo il coraggio. Dai, Dori, dai, che mi fa ridere, lo posso ridere. Allora, Dori. Tanto buon Natale, dopo cerca di essere buona, sai come che bisogna sopportare i molesti che ha detto quello là? No? Mi te conosco e con la mia resana in pasticceria te vengo a salutare le persone. Va bene. Grazie Dori. Ciao Dori, buon Natale insomma, a tutti. Insomma, cosa che regaliamo a Massimo Bettini, segretario del PD, che già era ieri qua, e se cioè, passa una vantana manga delle parole. Cioè, intanto che mi regala poche parole, dopo cosa ho avuto? Anche là... Mi non so che mestiere è che fa che tu là. No, no, io lavoro in uno studio, c'è per 1.300 euro perché il. Però cioè, io ho fatto così, che quando uno parla va al giornale. Quando che uno si è fatto così, se è bassese là qualcuno io verravo suo, no? C'è il segretario provinciale del PD e Padovano. Hai detto che c'è per mie preferenze. Mie preferenze. Sei tante ti sì, di Babbo Natale per un politico. Penso di sì, dipende. Cioè, dopo magari la prossima volta si chieda ancora, insomma no, però. Se sei bravo gli chiedo ancora, se no no. A Donna Sangue ne ha 9 mie, anche io ne ha tanti. Sì, ma dipende da quanti che sei iscritti ai partiti, ma là c'è un discorso... A politica non sei mia, è solo matematica, se io. Per esempio che c'è sta uno che ha fatto il Presidente del Consiglio e voti in Acepaglianca 1. Ah cioè, sì? Ma davvero? Sì. Bravi. Adesso si ha cambiato il governo completamente. Completamente? Un'altra roba. Senti, ma cosa che regali tu a Gentiloni? Ti che poi te conosci, perché Gentiloni faceva anche io trasmissione. Gentiloni, che sotto che gli regali. No? Antena mi no. Par che casa tutto. Cioè, adesso è difficile sapere cosa regali che la gente là, perché se ti dici quello che ti pensi, le volte ti dici ma te che su col governo, no? Io no, ho su col governo. Però tanto io un regalo. Che è su con un altro. Tanto io un regalo mio cosa ha fatto? 20 miliardi di debito in più sulla costa, che è circa 450. C'è uno che ha fatto i conti, tra questo e questo, 450 euro a testa. Non ho saputo che sia. Allora, tra Veneto e non averli, mia mamma diceva la differenza del al Veneto, per esempio, noti che regaemo 21 miliardi all'anno sì, no, sì. All'Italia. Sì. E se lasse a buon fine sarebbe anche, come si dice, una bella roba, risolve dei problemi, fa delle robe. Guarda, per esempio la sanità, cosa sei, in Calabria, non si sa neanche cosa che costa. No, ma perché non bisogna anche i bianchi? Sì, ma i bianchi, tutte le robe che fermo qua hanno altri, loro non si perde tempo su queste robe qua. E noi altri che faremo cose che costava alcune robe, non mi veniva da ridere perché un pranzo portare sul nostro ospedale, chi ti porta sul letto, che insomma un pranzo in ospedale è già complicato perché il dietologo, il dottore, insomma abbiamo stato attenti. E che pranzi? Perché... Guarda, costa 8 euro mediamente, no? E sono in Calabria e costa 80 euro. Uno dice, ma i cadaveri hanno sanità, altro che a Svizzera, no? Cioè, perché uno dice se mio... E te fa il pesce al momento. Mio, ho visto che però i nostri amici calabresi si gamai una gamba e corre qua perché là gli tagli un braccio. Cioè... Mi fa un fiato di confusione. Mi dico, che a volte chi ha cambiato i gas, no? Chi ha spissato un po' con la gente perché chi ha girato i tubi. Un saluto. Succede a... voglio dire. E ora, dico che i nostri soldi va là, ma li va spesi bene, li va mangiare dalla mafia, no? Quindi se ben chi sta è qua. E ora là, cosa bisogna fare? Bisogna fare che lo Stato vaga là e che verifichi i ori e che no, guarda, riusciamo a fare. Lo Stato deve fare lo Stato, occuparsi delle cose generali. Ogni regione deve essere responsabile delle sue robe. Ho capito, e se noi fa, la gente cambierà, perché se ti continui a pompare soldi, capito? Se crea un meccanismo magna, e cosa ho avuto? In Sicilia, famosa per la mafia, ma non mia tutti i mafiosi siciliani, la maggior parte sono bravissime persone, una delle più belle regioni del mondo, no d'Italia, del certo. Mondo, invece 5.000 mafiosi, c'è peia non pochi, basta che non sia qui, ma che come i bici, ma muoiamo a ripagare quando che una regione assume 5.000 camminatori per portare i documenti da un posto all'altro. 5.000 camminatori. Ascolta Babino, è in provincia, posso tu scriversi al presidente Marcon?
se ne fa un buon bagnetto, Natale Stefano, e se ne fa un bagnetto per i nostri volontari, ti che ti si venuti che ha visto in che condizione che operiamo, insomma in Italia, i volontari, una chiave, qualcosa, ti ricordi tu bambino, devo dire a sto presidente che siamo anche annoiati, che fermo del bene, che ne daga una chiave, un bagnetto, visto che ne sei 850.000, sennò che facciamo in qualche maniera di fare un bagno? Te ho detto, adesso mi toccherà parlare insieme direttamente, perché là non sei più che vuoi portare un regalo, vuoi domandare come parlo. Sì. Allora, quanto prima andrò a catarlo. Ecco. Dovrei essere che è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi c'è? Certo che è che sei, chi è te. E chi che sei? A Giannina. Ciao Giannina. Allora, allora, intanto vi saluto tutti e vi lascio. Allora, grazie. Ho detto anche alla redazione che vi ho mandato per voi e per i collaboratori una email con gli auguri. Guardatela, fatela vedere anche al Babbo Natale. Grazie. Allora, allora, volevo fare una precisazione. Ieri mi sono indignata, di solito sono calma, però mi volevo precisare perché mi comunque difendo sempre le persone che le offese, indipendentemente dal colore politico, ma soprattutto quando ti rappresenta un'istituzione. Punto. Questa è una regola che ho adottata nel 1980, quando sono entrata in politica. Ecco. Ah, ecco. Pausa. Allora, volevo chiedervi al Babbo Natale se per caso ti eri iscritto al club delle 100 barbe, il cui motto era "Uemo se ben che poco ne costa". Babbo Natale, gli ero iscritto? No, perché il club delle 100 barbe a Treviso, però ecco. I miei sono sempre stati simpatici, ma lui era a Treviso e mi stavo a 30 chilometri, ma insomma, però come se fosse iscritto, ho dei motivi, ecco, perché di affetto nei confronti di quel club là. Okay, che non si sono la barba. Sì. Dopo, per quanto riguarda il motto, speriamo che non sia tante persone il comandamento. E mi dica, fronteria, preghiamo il Signore che non gliene manda altri di quelli che ti disturba. Allora, un saluto a tutti e tre, buona giornata e buone feste. Grazie e abbasso i molestatori televisivi. Okay? Ciao a tutti. Ciao Giannina, auguri Natale, anche a te. Giannina. Anche grazie, a te, auguri. E il club dei 100 barbe che faceva il premio del Ponte alla Bontà. Ed era bello. Bellissime. Madonna, e di che barbe e baffi favolosi. Però adesso che c'è un altro premio, giusto? Adesso che c'è un altro premio, che spero che Babbo Natale sia presente martedì alle 15.30 presso l'Istituto Menegazzi in via Noalese 40, sarà un premio speciale a una persona speciale. Il premio si chiama Stella di Natale e verrà dato dall'emittente Rete Veneta assieme all'ISRA. Un premio speciale che vedrete, sarete orgogliosi tutti quanti, perché è veramente ora di premiare la gente che non ti sa neanche che esista, ma che fa no tanto di più l'amore. Premieremo l'amore. E non è una tantum. Ma i vaori, Babbo Natale, che sei ancora? Non serve che sei. Il problema è che tanti non si accorgono di averli, no? Però i vaori che sei. Qua da noi altri che se ti te giri per Veneto, te vedi che se tanta di che solidarietà che metà basta. Basterebbe dargli un po' più spazio, perché delle volte, posso dire una cattiveria, sì. Delle volte il volontario viene trattato dalla politica come un utile idiota che risolve i problemi che altri non sa come fare. No? Esatto. Allora, va bene, noi altri lo sappiamo che delle volte mi d'opera in questo senso qua, però cercate di ascoltarli, perché chi che tende la mano, che lavora per che altri, magari ha visto il mondo un po' meglio di chi che sta massa in alto, no? Senti Babbo Natale, ma è qui che sta in montagna, che mi ascolta da Beun, che mi ascolta da e chi è senza neve. E chi è senza neve, ma che anche ha tanta difficoltà ad andare avanti, perché in montagna è sempre difficile, che porta via le farmacie, perché costa massa tenerle là, e ora dopo te vedi tutta la gente che si trova. Cosa che regaliamo qui che sta là in montagna e che tiene su a montagna? Allora, intanto grazie per tenere su a montagna. Tanto grazie a tenere su a montagna. Intanto, come che si dice là, sani, buon Natale e tutte queste belle robe qua.
E dopo però bisognerebbe andare un po' sul concreto. Quando sei che tiro fuori il regalo per tutti i veneti? È tra 7 minuti. Stai pronti anche a volarti da bevo. Ascolta, aspetta che se udemo anche qui che sei in ospedale Babbo Natale, perché non sei chi veda sempre sto Babbo Natale. Tutte le persone mai che se ne ospedali. Che mandiamo i saluti di questo Babbo Natale. Assolutamente, che sei proprio bravo. Buon Natale e vedrai che un po' chi a volta torna a casa tutti quanti guarini. Esatto. Ecco, questa è la roba. Questa perché la sanità funziona, vero Babbo Natale? Sì, funziona, ma soprattutto dopo se guarisce. Malattie di due tipi, quelli che si guarisce e quelli che non si guarisce, la maggior parte si guarisce, quasi sempre. Senti, Babbo Natale, ci sono anche tanti onorevoli, anche nostri, sì. Che si Dio a casa, perché adesso il Parlamento si sarà, se tutti in ferie. Quindi a Dio far danni questa settimana, questo è il regalo. Cosa che regaliamo ai senatori e ai deputati veneti, che quando chi va su, come dice Mirella, noi riesce a mettersi d'accordo e porta a casa niente? Allora, intanto, dopo anche a Oli, che faremo un regalo che coinvolge anche a Oli. E un regalo speciale a tutti, non solo gli onorevoli, anche ai sindaci, eccetera, tanti la gasà, due dita di buonsenso e due dita di etica. Quando che si fa le robe bisogna avere dei di buonsenso e due dita di etica. Sapere se si fa in Veneto, male, come si dice chi doschei? Insomma, guarda che te può dirlo, Doschei demona. Esatto. Allora, bisogna pensare un attimo quando che si fa, non so, un regolamento, che si fa una legge, eccetera, perché delle volte dobbiamo pensare che quando che si scrive che altri dopo che applicarlo, a me mi viene in mente una delle robe più intelligenti dell'Italia, il certificato antimafia, chissà quanti chi l'ha ciappato, perché chi che non ha il certificato, dobbiamo metterli dentro, e dopo... Quando che si dice bisogna ridurre la burocrazia, a me quando che sento un ministro che dice bisogna ridurre, dico ma chiamami che ti dico come che si fa, ma a me non penso di essere il più intelligente di tutti, quando che una ditta non può pagare un'altra ditta perché non gli ha messo i documenti, no, il duvri, eccetera, allora se uno che ha pagato le tasse, che ha saputo le finanze, no, il cliente, no? Beh certo. E se uno ha una ditta che si è iscritta a Camera di Commercio, sta operando, se nota che cambia licenza, e dite che ha da fare i controlli sulle dite e finanze cosa fai? Cioè, dopo anche sul discorso per esempio del pagare le tasse, se è giusto pagare le tasse, se è giusto anche chi scherzi delle tasse venga spesi bene, e anche pagare le tasse giuste, perché sarebbe bene pagare delle tasse giuste, perché se i nostri concorrenti paga manco è un problema. Allora, questo è un dato, detto stamattina, è verificato metà di quasi tutti gli italiani, più di metà della tredicesima, per non dire quasi tutta, è andata in tasse, ecco. Perché quasi tutti vanno a casa, quindi ti tocca pagare le tasse su tasse, sì, ma, e quindi quando ti regalano una pressione fiscale in tal maniera qua, perché tu metti, te scrivi tu manco tasse, non serve che mi scriva questo, mi ricordo. Ascolta, allora, Babbo Natale, che porti tu a laurea al ministro dell'istruzione, che pararia che fosse senza, oppure siamo solo il diploma, secondo te se può andare avanti anche con un diploma o su un ministero così importante? Te porti in Albania, tanto secondo me, come se sa leggere e scrivere tecnicamente, a per fare il ministro, no? Il problema non è tanto del titolo di studio, che però se lo vuoi è facile, basta studiare, e che non si apporta sul problema se è brava a fare il suo lavoro, sì o no. Cioè a me non mi interessa, dopo qualche i titoli che per esempio fuori dall'Italia non hanno nessun valore, no? Cioè, ma nessuno in Italia che tutti si chiama dottor? Perché qua se non sei... Diciamo tutti dottor Babbo Natale, mi tutti non infermiere, sbaglio. Cioè, cioè, guarda, non è quello il problema. Il problema è che altro che ha detto che i tosi va ben chi va all'estero, che tanto qua gli intriga, Poletti. Però il suo si è tenuto qua protetto. Allora bisogna l'etica, cioè bisogna essere persone corrette e pensare il bene, specialmente se si cade in responsabilità. Quando uno gana responsabilità perché altri gana a sentirla. Non so neanche preoccuparmi quando si paga i politici, se fosse bravi si può pagare anche al doppio, se uno va dal dottore, no, non va via da quello che costa manco, se è andato da quello più bravo, se viene qua un ministro che risolve i problemi, ma pagherò il doppio. Il problema non è i schei che si magna, è qui chi spende malamente, le altre pensiero era Salerno, la Reggio Calabria, che però adesso ha fatto un tocco che per cui ti può guidare anche senza, cioè ti può correre anche senza. No, allora mi sa che se un lavoro che è andato avanti 50 anni, il giorno che ho finito sto osito,
Dico niente, non voglio vantarmi di aver finito. In effetti, di la verità, ieri ha detto, quello dell'anno, ha detto non facciamo l'inaugurazione. Per carità. No. Cioè, anche perché ne fa già abbastanza di inaugurazione. 55 anni. Le opere incompiute. 1961, cioè una roba... Speriamo che non sia pedemontana, firmami che non sia pedemontana. No, che... perché se no metto... Ma vatti un altro anno, soprattutto. Anche perché fino a 101 anni, sì. Mi vedi tu, noi altri tre, per 50 anni, a dire ancora se ma no, mi pedemontana. Se potremmo già torse nota, venimi da qua a 50 anni. Basta. Anche a me, sì. Mi piace sì, ma tanto. Ma no, parlare di pedemontana però, speriamo ma no. Ma finia magari, sì. Finia in altre maniere. Senti, siamo 9:28. E ora cos'è il regalo che ti vuoi fare a tutti i veneti? Allora, intanto è un regalo speciale per Luca Zaia, che ha bisogno, e anche a tutti i veneti, perché guardate, mi parlai un sacco dei problemi, delle cose, eccetera, ma che c'è un sistema, no, che nella vita, come si dice... Maria Vergine, guarda cosa che ha portato Babbo Natale. Ecco qua. Vergine qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco. Mettiamo la bandiera. Ecco. Che stai a po'. Vai, vai, media bene. Ecco. Maria Vergine. Muoio qua. Gira. Muoio, muoio. Sono mia buoni, verso tante bandiere qua. Via dritta così. Ecco. Via ecco dritta. A vedere dritta? Sì, sì, sì. Sì, ecco. Sì. Ecco. Ecco qua. Allora, Luca Zaia, te che mi portato un regalo, che è il referendum, no? Io che mi ho portato a tutti quanti i veneti, mi spero che la gente capisca che se uno... se tenga i soschei e li gestisce meglio che se gli dà che altri, no? E mi raccomando, facciamo un passettino alla volta, ma facciamolo. Ma bisogna farlo? Assolutamente. Mi sono convinto che tutti quelli che lavora per l'indipendenza, per l'autonomia, eccetera, li fa bene e accetto tutti i passi avanti. Bisogna stare attenti qualche volta che c'è qualcuno che scantona, che fa delle robe strane, però ecco, l'importante è farlo sempre seriamente e in maniera non violenta. E democratica. E democratica. E siccome che sei a legge che ti permette di farlo. Assolutamente. La roba importante se quindi questo, questo regalo che vi fa Babbo Natale, mi raccomando, non stai a buttarlo via. 2017. Sì, probabilmente sì. Primavera, il Presidente Zaia ha detto o lo facciamo quando sono le elezioni a maggio oppure addirittura prima, perché comunque noi altri vogliamo farlo, vogliamo fare questo referendum per l'autonomia del Veneto e Leon de San Marco. E Leon de San Marco non fa mia una brutta figura? Cioè... No, no, ma sta anche bene, dai, siamo tutti rossi, più che meno. Bene, si conclude così. Buon Natale a tutti! Buon allora, Natale! Aspetta un attimo, babbo, aspetta un attimo. Allora, Mirella, un cuo dove vado? Un cuovo a fare gli auguri dappertutto, specialmente dagli anziani, veramente tanti, ma soprattutto voi a fare gli auguri intanto a tutto il Friuli, che ne guarda tantissimo e ne aiuta tantissimo, a tutte le persone che in tutti questi anni ne ha sostenuto, chi continua a sostenerne, ma soprattutto a tutti i putei del mondo. Assolutamente. Sì, ecco, questi gli auguri da Mirella, penso anche a de Babbo Natale, di Lucio, di tutta Rete Veneta, a tutti i bambini e speriamo che il 2017 sarei un po' più contenti il Policei. Babbo Natale? Allora, beh, mandi Furlani sì. E la... gli altri, come si dice, che vogliamo bene anche i Furlani, eh. Io ho un po' di autonomia, raga. Che cosa di casa vuo, non tutto quello che si merita, ma che cosa di casa vuo. E... beh, un gavi capio, vero? Non sta a sbagliare perché sennò c'è l'ultima possibilità. Un buon Natale a tutti, a tutte le persone, come si dice, di buona volontà. Speriamo tanto nella pace, anche a Aleppo, anche su quei posti là. Cerchiamo di vivere bene insieme tutti quanti. Babbo Natale rispetta tutte le culture, soprattutto la sua. E se non vuoi bene, che c'è poco da fare, cioè dovevi volerve bene, dopo tutto il resto arriva. Ascolta Babbo Natale, che ha fatto un particolare augurio a chi dopo te che ha perso suo papà, a giugno che aveva perso mamma, che si era sparaiser e stai soi. Mi sono sentito stringere il cuore l'altra sera con Gossa Vuo, ma questi ragazzi qua che avevano una prova grandissima, adesso dovevi stare da vicin e dopo tosi, fai forza, non che sei altro da fare. La vita va affrontata con tanto rispetto per chi ha preso delle scelte che noi altri, noi ieri là non sapevamo come mai e sicuramente siamo mancai perché se ieri magari andava meglio,
È il benca che voleva sua moglie, pensa. Sì, ma la casa poco va a fare. E se non ti neanche a parlargliene. Vogliate bene ai bambini. E vogliamoci bene tutti, come giusto che sia a Natale. Allora, grazie a tutti voi per l'attenzione. Noi non ci vediamo domani, non ci vediamo neanche lunedì, ci vediamo martedì 27 alla mattina. Grazie anche al nostro Francesco Ceron che oggi è stato in regia. E come va detto, alla fine di tutto, buon Natale a tutti. Buon Natale, ciao!